attività delle commissioni. Festa dell'Europa. Iniziative Consulta Giovani. 7 giorni in consiglio. Nel corso della settimana la terza commissione ha iniziato l'esame dei provvedimenti relativi alla tutela della fauna selvatica. La commissione sanità si è riunita per la relazione dell'assessore sul piano di rientro. In primo piano. Nella seduta della quarta commissione consiliare, l'assessore alla sanità Ugo Cavallera ha illustrato il programma operativo triennale che verrà presentato al tavolo governativo per spiegare in dettaglio le misure previste. Il piano di rientro e di riqualificazione del servizio sanitario stima su un contenimento dei costi per 162 milioni nel 2013 e in modo cumulativo di 248 milioni per il 2014 e 360 milioni per il 2015. Numerose le iniziative per celebrare la festa dell'Europa e l'ingresso della Croazia nell'Unione, presentate a Palazzo Lascaris a cura della Consulta Europea. Oltre al concerto al Teatro Regio, segnalate a Chiomonte la mostra della Douara La Durance Trois siècles de frontières dans les Alpes e il convegno sui 300 anni del Trattato di Utrecht, il dibattito sul futuro dell'Unione Europea al campus universitario Einaudi, il convegno L'Europa dei cittadini ad Alessandria all'Università del Piemonte Orientale e Gioca con l'Europa a Vercelli al Centro Europe Direct. Come Consulta Europea lavoriamo in modo determinato e concreto affinché le nuove generazioni possano raccogliere il significato e il valore del vivere ed essere europei in un connubio di condivisione anche di sacrifici, ma soprattutto di percorsi per raggiungere quello che è lo scopo comune, quello che è l'obiettivo comune di una grande Europa, di un'Europa unita, non solo dal punto di vista politico e geografico, ma anche dal punto di vista umano. Questo è l'ottavo anno che il Teatro Regio collabora con ETF in questa manifestazione straordinaria che vuol dire vivere insieme, dare degli esempi come vivendo assieme, ragionando assieme si possa costruire un grande paese che è l'Europa. Noi parliamo l'unica lingua universale che è la musica. Il nostro auspicio è che una lingua come la musica diventi una lingua universale, perché abbatte le barriere, perché serve e risolve i problemi, perché fa vivere le persone in armonia, per costruire grandi cose, grandi sogni anche, perché abbiamo bisogno anche di grandi sogni per noi, ma soprattutto per le nuove generazioni. Le celebrazioni per la festa dell'Europa sono state aperte a Torino, al Teatro Regio, la sera dell'8 maggio, con l'esibizione delle voci bianche del Regio e del Conservatorio Giuseppe Verdi e del coro a cappella San Giorgio della Marina Militare Croata. Lo spettacolo è stato organizzato dalla Consulta Regionale Europea, dall'ETF, European Training Foundation e da Teatro Regio. In pochi giorni, praticamente il 1° luglio, la Croazia si sta non solamente preparando, ma sta entrando nella grande famiglia europea. Siamo felicissimi e speriamo di poter essere il membro che contribuisce a tutti i valori universali che sono, fra l'altro, nella base di tutti i popoli d'Europa. Grazie mille. In breve. Si è tenuto a Palazzo Lascaris l'incontro di studio Persone di minore età e media, identità tutelata o sfregiata, promosso dalla Consulta regionale dei giovani in collaborazione con Tutti in Rete e l'Arcidiocesi di Torino. La referente di Tutti in Rete, Bianca Maria Biancardi Moschella, ha ricordato che le finalità dell'incontro sono tese a richiamare l'attenzione di chi fa informazione al rispetto dovuto alla storia di ogni persona di minore età, sia nel corso della vita che dopo la morte. Durante questo incontro presentiamo un video in cui, che è stato girato appunto l'anno scorso, in cui ci siamo occupati del trattamento dei minori coinvolti nei casi di cronaca. Nello specifico, nel nostro video ci occupiamo del caso che ha visto coinvolta Sara Scazzi e ci siamo occupati appunto di come i media, del rispetto che i media hanno dimostrato nei confronti di questa ragazza minorenne. Dietro i media ci siamo noi, ci sono persone, quindi a seconda di come noi gestiamo i media, gestiamo ed educhiamo, siamo anche capaci di educare i minori. Pensiamo per esempio ai social media, a seconda dei contenuti che produciamo loro li scambieranno, li condivideranno e si educheranno a guardare al mondo con quello che noi daremo loro da leggere, da vedere, da ascoltare. È una grande responsabilità, ma credo che sia anche una grande risorsa, poter parlare a tutti contemporaneamente educandoli al bello, al vero e al buono.
La consulta dei giovani con l'Arcidiocesi di Torino, Extracampus TV dell'Università di Torino e Politecnico promuove il concorso fotografico Fatti di Vita, presentato nel Palazzo del Seminario. L'iniziativa è volta alla realizzazione di un videoclip su Torino e tutto quanto utile per giovani universitari non torinesi. Alla presentazione, con il componente dell'Ufficio di Presidenza della Consulta, Cristiano Liardo, è intervenuto Don Luca Peiro, delegato alla pastorale dei giovani universitari. Con la verve e la simpatia dell'attrice Margherita Fumero ha preso il via da Piazza Castello a Torino la prima corsa del tram allestito in occasione del Maggio dei Libri. A bordo l'attrice ha presentato il volume Quattro chiacchiere con Margherita, rievocando i momenti salienti della carriera al fianco di Erminio Macario e Enrico Berruschi. Nella stessa corsa Marisa Caboni, dell'Associazione Donne per la Difesa della Società Civile, ha illustrato il volume Il Lavoro delle Donne. L'iniziativa prevede fino al 21 maggio una corsa giornaliera di un'ora alle 15.30, con partenza e arrivo in Piazza Castello dal lunedì al giovedì. Vorrei parlare di questa iniziativa. Un'iniziativa meravigliosa, fantastica, fa scoprire l'amicizia. Su questo tram si vede le persone che infatti si dicevano già l'appuntamento per domani, ci vediamo domani. Quindi si vede l'amicizia, crea l'amicizia ed è un'iniziativa bellissima, culturale e bella, 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 bella. Sono contenta di aver partecipato. Ricorre in questo 2013 il 50° del decreto che istituì le denominazioni di origine dei vini, una legge fondamentale nella storia della viticoltura italiana e che ne ha segnato il suo rinascimento. La vicenda delle DOC dei vini è stato il tema del convegno 1963-2013 Il vino, la memoria, il futuro. La legge delle DOC dei vini compie 50 anni, una storia molto piemontese, che si è svolto a Palazzo Lascaris. I vini a denominazione d'origine protetta sono una realtà che vale per tutta Europa secondo l'ultima versione dell'OCM Vino, ovvero dell'Organizzazione Comune di Mercato del settore. In questo contesto l'Italia ha un ruolo importante perché ha saputo legare intimamente le denominazioni con il territorio, con la loro cultura e la loro tradizione. Sicuramente questo quadro è perfetto in Piemonte, tra l'altro unica regione che ha iniziato e voluto perimetrare tutta la sua produzione di qualità proprio attraverso la denominazione d'origine. Io sono molto felice di essere stato invitato a nome della Fondazione Golia per l'anniversario della legge sulle DOC, che poi è stata rinnovata con la 164 che aveva scritto proprio mio padre nel 92. Ricordo che è stato un momento realmente importante, realmente sentito e che credo abbia cambiato le sorti di quella che è la viticoltura non solo piemontese ma a livello nazionale e la qualità del prodotto che la viticoltura ha poi fatto. 53 studenti di 9 scuole medie superiori del Piemonte hanno partecipato al viaggio studio in Emilia. Si tratta del secondo gruppo di vincitori del concorso di storia contemporanea 2012-2013 promosso dal Comitato Regionale Resistenza e Costituzione in collaborazione con le province piemontesi e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale. Le tappe principali del tour sono state a Gattico, il Museo Cervi, il Museo Monumento del Deportato di Carpi e l'ex campo di concentramento di Fossoli. Lectio Magistralis di Alessandro Orsini a Palazzo Lascaris prima della premiazione degli studenti che hanno partecipato con successo al programma didattico Memoria Futura da ieri a domani, ricordare per saper vedere. Prima della presentazione dei lavori da parte degli studenti, il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido ha ricordato l'importanza dell'attività dell'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo, AIVITER. L'Italia è un paese letteralmente devastato dal terrorismo. Tra il 1969 e il 1985 in Italia ci sono stati 428 morti per terrorismo. L'Associazione Italiana delle Vittime per il Terrorismo ha la possibilità di dialogare con gli studenti delle scuole superiori e di conservare viva la memoria di un periodo drammatico che per molti aspetti rimane vivo, perché ancora vive sono le tante vittime del terrorismo che sono state duramente colpite e che continuano a combattere per affermare i loro diritti. Ci rivolgiamo soprattutto alle nuove generazioni che non hanno vissuto gli anni tragici del terrorismo e che devono imparare quale grande
difficoltà abbia avuto la nostra nazione negli anni di piombo per convincersi e attribuirsi il compito di combattere anche in termini culturali il terrorismo, continuare senza abbassare mai la guardia. Anche quest'anno il Consiglio regionale del Piemonte rinnova la sua attiva partecipazione al Salone internazionale del libro in programma al Lingotto Fiere di Torino dal 16 al 20 maggio con un ampio ventaglio di incontri e proposte. L'Assemblea legislativa subalpina dà il benvenuto al pubblico nello spazio Piemonte nel padiglione 3. Molti degli incontri in programma declinano il tema della creatività, filo conduttore della 26esima edizione del Salone, secondo diverse angolazioni, dal gusto all'umorismo, dal benessere allo sport. In agenda. Il progetto della consulta delle lette La città sicura per la sicurezza delle donne nel contesto urbano viene presentato in diverse sedi. Il 13 maggio a Chivasso, Torino, alle 17.30 in municipio. A Fossano, Cuneo, nella sala del Consiglio Comunale, il 16. Il 17 maggio a Gozzano, Novara, alle 18 in comune. Nella biblioteca di Dogliani, Cuneo, il 20 maggio alle 16.30. Il 24 maggio a Gemme, Novara, alle 21 nella biblioteca civica. Nella sala espositiva dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, via Arsenale, Torino, fino al 22 maggio, la mostra Dal sole e dalla pioggia, il mestiere dell'ombrellaio tra Lago d'Orta e Lago Maggiore. Attenti ai gatti, gatti da ammirare e da collezionare, è il titolo della mostra allestita nella Biblioteca della Regione, via Confienza 14 a Torino, visitabile fino al 31 maggio.